prima o poi le telecamere arriveranno, per ora il cartello segnala la presenza della videosorveglianza, ma di fatto non è mai stata attivata e quindi gli abitanti del San Paolo hanno potuto inaugurare alcuni nuovi varchi da via Miglionico, e sono il nuovo varco pedonale, eccolo qui, ma soprattutto siamo qui per l'inaugurazione del nuovo varco carrabile. Eccolo qui, varco carrabile. Da qui si entra comodamente con cicli e motocicli al seguito e si può imperversare nel parco. Parco che ha dei cancelli addirittura sigillati proprio per evitare l'accesso ai cicli e ai motocicli. Da quanto tempo non vi vedete? Noi no, parecchio. Da parecchio. Vi volevate abbracciare, no? Volevate salutarvi, sì, ma non potete perché è saldato il cancello. È saldato. Volevo passare di là e non riesce a fuggire. Neanche lei con le stampelle qui, col piede devastato? No. Deve fare tutto il giro. La manutenzione del verde è impeccabile. Tutto il resto una chiavica. Mi raccomando, okay. Occhi aperti. Ok. Lei che sta tutti i giorni qua. Tutti i giorni. Come si chiama lei? Paolo. Namos. Vi avevamo raccontato recentemente quali erano le condizioni di questi bagni, quelli che furono dei bagni, con il motorino verosimilmente rubato, abbandonato, e il motorino, eccolo qua, è sempre lì, nessuno lo tocca, non sia mai. I bambini non possono neanche giocare perché portano i cani, fanno cacca, fanno pipì. Quindi se non si mette un guardiano... Non si può fare niente. È stato lei a sfondare il cancello qua? Sì, proprio io sono stato. Ho stato lei. Allora, io abito a Viale della Reggio numero 1, ho chiesto per tagliare gli alberi dall'anno scorso, mi hanno promesso sì, perché tutta la polvere che si muovono viene tutta in casa. Mi hanno detto, ma questi sono fatti suoi, cioè lei vuole che il comune togli la polvere da casa? Bisogna tagliare gli alberi. Bisogna potare. Fare potare tutti gli alberi che stanno in Viale delle Regioni. La verità è stato lei qua a sfondare il cancello. Faccio una bulla che sfondo tutte le cose. Rosin, che non zaspa, bara salute, non per il quartiere San Paolo, che anche qui stanno le persone per bene. La denuncia sullo stato di degrado di questa struttura, che sarebbe dovuta essere un centro sociale, un centro di aggregazione, la risposta dell'amministrazione è stata immediata, tempestiva, è stato murato tutto. E lì dietro c'è quello scivolo che vi avevamo mostrato, divelto dalle giostrine e buttato qui sotto. Quindi la soluzione, fino a quando la burocrazia non darà la possibilità di ripristinare questi luoghi, fino a quando non saranno trovati i fondi, è quello di un bellissimo muro. Eccolo qua. Voglio anche ricordare che esiste la delibera 960 del 28 dicembre 2015 approvata dalla giunta comunale, dove sono stati stanziati 167.000, questi sono quelli che abbiamo scoperto quest'anno, però posso dire tranquillamente che anche gli altri anni sono stati stanziati questi soldi. Per che cosa? Per la manutenzione, il presidio del parco Giovanni Paolo II con annessa pulizia dei servizi igienici che, come avete visto dal servizio, non esistono assolutamente, che non esistono. Quindi noi come Voce del San Paolo ora stiamo preparando una lettera da presentare alla Commissione Trasparenza del Comune di Bari per far sì che venga chiamato in causa chi sono i responsabili di questo sperpero di denaro pubblico a danno di noi cittadini.